Anticipazioni Beautiful, mercoledì 9 settembre 2020. Liam e Steffi parlano del matrimonio di Hope e Thomas. Lei gli chiede di avere fiducia nel fratello, non è un ragazzo cattivo e si è veramente innamorato della Logan. Liam però non approva i suoi sotterfugi, quell'uomo ha usato un bambino per arrivare al cuore della Logan e non è giusto. Brooke e Ridge continuano a discutere sul fidanzamento dei loro rispettivi figli. La Logan afferma che Hope non ama Thomas e la cosa è palese. Come coppia non funzioneranno e a soffrirne sarà Douglas in primis. Ridge crede che l'affetto e l'amore arriveranno con il tempo, ma sua moglie trova assurdi i suoi discorsi. Lo stilista così si arrabbia e le chiede di dare tempo al tempo. Deve lasciare i figli liberi di costruire il futuro che desiderano. Douglas è ancora sconvolto per la visione del fantasma. Hope promette al piccolo che gli sarà vicino in ogni istante e gli fa notare che porta l'anello di fidanzamento al dito, a conferma di tutto questo. Thomas ribadisce che presto loro due saranno marito e moglie e non dovrà più temere nulla. Ritiratisi in camera da letto, Hope e Thomas parlano del bambino e lo stilista dice che suo figlio ha cominciato a soffrire di incubi da quando è volata in cielo Caroline. Hope decide così di andare a dormire con lui, ma il ragazzo la blocca, chiedendole di stare lì. Perché aspettare il matrimonio? Quindi le si avvicina per baciarla, ma anche questa volta la Logan, stizzita, si tira indietro. Dice che non si sente ancora pronta, non è il momento adatto. Thomas capisce che i suoi principi morali sono ben saldi, pertanto aspetterà. La giovane però le fa capire che forse non sarà mai pronta. Thomas incassa il colpo e le garantisce che la rispetterà sempre e comunque.